Bentrovati negli studi di Obiettivo News con un nuovo in programma intitolato 20 alle 21. Si avvicinano le elezioni amministrative e piano piano nei vari comuni dove si andrà ad elezioni i candidati sindaci escono allo scoperto. E questa volta iniziamo proprio da Rivarolo Canavese, dove Claudio Agnese ha presentato la sua candidatura a sindaco di recente, la settimana scorsa. Benvenuto Claudio. Grazie Magda. Allora, volevamo conoscerti un po', giustamente questo programma serve per far conoscere i candidati sindaci alla gente. Giornalista, imprenditore, insegnante, Sono vecchio. un bel curriculum. No, dai, vecchio no. Ci sono momenti nella vita in cui uno sceglie di fare quello che secondo me è giusto, cioè fare qualcosa per la propria città. E adesso è il momento giusto, cioè ho finito la parte di lavoro, diciamo, impegnativa, o che so io, in vari settori, hai detto appunto i tre settori fondamentali, non sono in quell'ordine, ma non importa, poi al massimo vogliamo Sì, ho detto approfondire. giornalista per primo, Hai vero? detto per primo giornalista, Perché è la tua mentre passione. Ma perché la adesso ci passione da arriviamo, adesso ci sempre, è la arriviamo. passione da sempre. Giornalista un po' particolare, come poi magari potremmo affrontare. La prima è la scuola. Cioè io per 20 anni ho insegnato, ma anche gestito una scuola, perché era una scuola di famiglia, la scuola del Canavese, che ha aperto la mia mamma nel 1964, quando una donna, tutto sommato, che usciva dal pubblico per andare ad aprire una Certo. scuola privata, allora era per i corsi della provincia di Torino, poi della regione Piemonte, poi liceo linguistico, e è andata avanti fino a E quando ho finito la laurea, anch'io ho cominciato a lavorare, quindi ho fatto 20 anni anche di insegnante. E questa è la prima. Poi c'è il giornalista, che è la passione, linee combinate di tutti i colori, poi a un certo Un po' punto particolare, hai molto detto. particolare. Io mi sono occupato sempre di uffici stampa, non ho mai lavorato un giorno in un giornale. Quindi da uffici stampa mi sono occupato di tutti gli impianti delle Olimpiadi di Torino 2006, quindi c'è settore specifico, non dei giochi, abbiamo costruito in 6 anni tutti gli impianti di Torino 2006, dal 2000 al 2006, 90 cantieri. Ecco, Caspita. quindi quella è stata un'avventura veramente interessante. Imprenditore, sempre per il motivo primo, perché io comunque ero una scuola privata, quindi era una scuola dove c'era un imprenditore, c'era prima la mia mamma, dopo a un certo punto c'era solo più io, Naturalmente. e quindi. È stata una posizione diversa nei confronti sia della scuola che poi anche Del del giornalismo. giornalismo. Eh sì, perché anche lì è un imprenditore, nel senso E che, anche come ha detto stampa. lì. Quindi, poi, esperienze un po' particolari, poi mi sono dovuto occupare di azienda di famiglia per un periodo molto breve. Ah, sei Ok. No, non No, volevo fermarti, eh? Non mi volevo sono fermato fermarti. solo perché sono i 3 punti fondamentali della vita. E adesso vuoi dedicarti appunto alla città, la città dove sei nato, la città che hai sempre vissuto, dove sei cresciuto. Rido sempre perché prendo in giro mia figlia e gli dico: io sono H340 sul codice fiscale, sono nato a Rivarolo, quando si nasceva ancora a Rivarolo. Adesso non Sì, credo e che si nasca, no. adesso puoi avere Ivrea come codice fiscale, puoi avere Torino, Certo. ma Rivarolo è un po' difficile. Beh, mia figlia ha un codice fiscale completamente diverso, naturalmente. Certo. Però è una città a cui tengo. Io ho fatto una piccola intervento, diciamo, pubblico ai tempi del 94-98, quindi molto, molto indietro. Rivarolo era diversa, la politica era diversa, c'erano anche rapporti buoni, personali, tra tutte le compagini politiche. Oggi forse un po' diversa, però tutto sommato credo che bisogna portare anche un po' di pacatezza, cioè basta gli urli o gli attacchi personali, non fanno parte del mio stile, io non li farò. Poi se secondo me, vabbè, sono un ottimo incassatore, ecco. Ho conosciuto la mia alternativa, cioè nel senso l'attuale candidato del centro-sinistra. Mi sembra un'ottima ragazza, un'ottima persona, un'ottima mamma. Sarà una bella battaglia, infatti gliel'ho scritto e ho detto auguri. Certo, sì, una bella battaglia, Sì, pulita, auguri, lineare, basta che sia ognuno. pulita, poi va bene, no? Certo, sì, no, infatti. Certamente. No, non ho nessun interesse a esagerare, ma perché mi hanno chiesto questa partecipazione, ci ho pensato un attimo,
perché è giusto, d'altra parte, porterà via un sacco di tempo, certo. E dico, ah, finalmente, fino adesso ho finito. Boh. Quindi questa voglia di rimettersi in gioco dal punto di vista amministrativo dopo tanti anni, da cosa nasce? Non solo dal fatto che non ha più impegni lavorativi di un certo tipo, penso no, anche... No, certamente no, anche perché non ho delle esigenze particolari da portare infatti. Di qua e di là, ma anzi... no, nasce dal fatto che secondo me bisogna comunque fare qualcosa per il posto dove vivi, le persone certo. con cui vivi, con cui hai vissuto. Con cui... E questa è, beh, forse è il momento di provare a fare questa esperienza, no? Io ci provo, certo che non è che corro per partecipare, corro per vincere. Beh, è naturale. Ovviamente, e spero di avere le qualità e di essere riuscire anche a esprimerle. Però è il momento giusto, credo, no? Nella vita certo. ci sono tanti passaggi, perché uno prima pensa al lavoro, poi pensa alla famiglia, poi uh-huh. pensa... E poi forse pensa anche un po' alla città, alla sua città, e certo. forse per me questo è il momento giusto. E candidato sindaco di una coalizione di centrodestra. Di centrodestra. Quindi diciamo una parte, se vogliamo, non politica, come Muovi Rivarolo, come te, che non, sì, non sei Riparolium c'è ancora. Riparolium. E una parte politica, che sono la parte politica Lega, dove Fratelli ci sono, Italia, Forza Italia. Dove ci sono le sigle proprio dei partiti. Uh-huh. Allora, e questo io spezzo anche una lancia. Cioè, a sì. me non piace mai nascondermi dietro al dito. Uh-huh. Cioè, lista civica, per carità, la mia è una lista civica, tutto. Sì, perché a livello di Rivarolo è ovvio che è una lista civica. Quando uno fa sindaco, fa il sindaco. Cioè, le esigenze certo. non sono né di destra né di sinistra, una strada non è di destra né di sinistra. E diciamo anche i rapporti con i cittadini, poi alla fine, soprattutto per me, non hanno una connotazione forzatamente politica. Certo. Però come ti sposti da Rivarolo per avere qualcosa da altri livelli, lì subentra il discorso che devi avere dei tramite. Uh-huh. E questi tramite, ahimè, sono soltanto i partiti, sì. perché altrimenti vai a chiedere a chi? Vai a chiedere dei favori, e secondo me non è giusto. Quindi è per quello che io sono convinto che sia giusto che ci siano i loghi dei partiti dentro questa lista. Poi arriverò alla civica, per forza. Certo, sì, quindi un sostegno politico sostegno per, me per è fondamentale riuscire a... per l'interesse di Rivarolo. Quindi un sostegno da fuori, Rivarolo, quando ci sarà necessità, no? Quando si vorranno fare delle cose, dovrei andare a cercare in regione, certo. ci saranno di nuovo le province, chi lo sa. Sì. Non vado oltre, ma insomma, poi se uno si muove anche oltre. Ecco. Sì, sì, naturalmente. Infatti. Una cosa che non è svelata durante la conferenza stampa di presentazione... L'età? È no, Non l'età l'ho scritta. Non l'età, l'età l'ho scritta nel comunicato. Sì. Guarda. E, il nome della lista... Non l'ho svelata perché non la svelo ancora, la svelo quando ci saranno i candidati, perché la lista sono i candidati. Ok. Cioè mi metto in piazza io per il momento, uh-huh. i candidati praticamente già ci sono perché è ovvio, però bisogna giustamente certo. ancora aggiustare alcuni aspetti della cosa, e a quel punto lì, scusa, esce la lista, no? Ok, va bene, quindi ci tiene ancora. La mia antagonista probabilmente avrà già tutti i candidati pronti uh-huh. per uscire, e quindi ha dato il nome della lista, energia, non mi pare. Certo, abbastanza logico. Solo abbastanza. Abbastanza. Sì, dai. No, va bene, lasciamo questa suspense fino alla presentazione della lista. Non sarà chissà non che sarà. Però col nome siamo usciti che nessuno se l'aspettava. Pochi se l'aspettavano. Col mio nome. Ah, sì, no, effettivamente si dicevano tanti nomi. No, è che li hanno scartati tutti, tutti hanno detto di no, alla fine sono l'unico che sono rimasto sì. tu. Sì, certo. Di cosa ha bisogno Rivarolo? Innanzitutto, perché poi sicuramente avrà bisogno di tante cose. Io dico Rivarolo, ma dico le città di questa dimensione, uh-huh. che sono delle città complicate, secondo me. Perché? Perché sono piccole. Quindi innanzitutto il fatto che una città sia piccola, ma già con dei problemi, perché insomma tra 5.000 abitanti e 15.000 abitanti noi siamo vicini ai 15.000. Certo. Quindi con le strutture magari che vanno bene per una città di 5.000, ma le strutture, gli staff e tutto quanto, non sono ancora, sono più vicine diciamo a quelle da 15.000 a 30.000 se vogliamo. Uh-huh. Quindi problemi ce ne sono sicuramente. E questo secondo me è il primo problema, quello di essere nella parte alta proprio del dimensionamento e del numero di abitanti. Questo è secondo me è il primo problema, ma non è affrontabile nel senso che quello è, cioè sì, sia gli staff sì. sia... È da tenere in considerazione. Però è da tenere in considerazione perché poi uno rischia di promettere la luna e poi la luna non riesce a portarla poi sulla terra, chiaro. Quindi questo secondo me è il primo problema. Il secondo problema è che è una città che
secondo me cresce perché dalla mia sensazione, ma anche dai dati, da quello che mi risulta, ci sono persone che si spostano da Torino e vengono in provincia. Rivarolo è la prima città che non è periferia, quindi comunque è una città dove il modo di vivere, l'ambiente che ha e tutto il resto, al di là di alcuni problemi più specifici, però si vive abbastanza bene a Rivarolo, non è una città dove. Quindi, ahimè, devo dare merito anche agli ultimi 10 anni, poi 10 anni prima e 10 anni ancora prima. Quindi io non credo che sia anche merito che sono cittadini di Rivarolo che si sono interessati a Rivarolo. Io sono cittadino di Rivarolo, voglio interessarmi a Rivarolo, continuare su una buona strada. Quando parli di Rivarolo, anche in giro, la conoscono. Le persone la conoscono. Certo. Io ho avuto. E voglio che continuino a conoscerla al meglio. Noi non abbiamo, non so, il Monte Bianco piuttosto che il Lago Maggiore. Abbiamo una bella cittadina con un bel centro storico, con delle belle frazioni, delle belle passeggiate in campagna, però non abbiamo un turismo, una cosa turistica di alto livello. Quindi se ci conoscono è perché commercialmente è interessante. È cresciuta negli ultimi anni forse, ma deve crescere di più perché adesso sono venuto a piedi, ho visto un sacco di negozi chiusi. Questa è una cosa bruttissima perché una volta erano tutti aperti. Ecco, quindi questa cosa qua bisogna affrontarla, per esempio. Perché Rivarolo è una città commerciale, non è una città dove si produce, non è Forno, per esempio, dove ci sono le aziende dello Sì, non ci sono stampaggio, più industrie. non è Valperga, dove ci sono le aziende della meccanica, ma è una città che commercialmente è sempre stata valida. Bisogna che ritorni ad essere valida, che secondo me è un momento un po' di tranquillità, troppa tranquillità. Non voglio ovviamente entrare nel merito del programma, ci mancherebbe altro. Non ti svelo Però era niente, giusto per capire, segretissimo. ovvio, ma giusto per capire un attimo la tua idea a livello in linea generale, quindi senza entrare nello specifico. Hai detto che devi dare merito alle amministrazioni precedenti, quindi ai cittadini che in Tutte le precedenza si sono amministrazioni occupate. Sì, precedenti, non solo una, tutte. No, tutte. no, tutte che si sono occupate di Rivarolo. E adesso faccio una domanda cattivissima, no? Cattivissimo. No, non è cattivissima. Una critica costruttiva, non, da cittadino, non da candidato, da Vabbè, per cittadino, forza, perché io non senza dire quale amministrazione, ma alle amministrazioni precedenti. un po' di Cioè, immobilismo. un qualcosa che non ti è piaciuto molto per la città. Ma un po' di immobilismo, nel senso che non c'è stata sempre una progressione. Ci sono state delle progressioni, poi ci sono stati degli stop, ci sono stati degli stop un po' lunghi, poi di nuovo qualche piccola progressione, poi come al solito le ultime progressioni degli ultimi 3 mesi prima delle elezioni. Beh, certo, Infatti. Però io questo è un su questo classico. non c'entro No, perché no, non appartengo alle naturalmente. amministrazioni precedenti. E la Rivarolo del futuro, abbastanza simile adesso, migliorando appunto determinate cose e facendo delle cose, ok? Oppure completamente innovativa e stravolta? La Rivarolo del futuro, adesso il futuro è veloce, quindi mentre un tempo si poteva pensare, vabbè, i prossimi 5 anni, i prossimi 10 anni, ok, io credo che adesso i ragionamenti vanno fatti a livello di un anno, non di più, perché cambia tutto e cambia di tutto. Certo. Quindi la velocità di cambiamento oggi è progressione velocissima. Proprio dire posso dire quella che vorrei. Non, Sì, in nel senso, effetti. non certamente quella che sarà, perché non, la sfera di cristallo mi hanno detto che c'è nell'ufficio del sindaco, Ah però. sì? Sì, Oh, caspita, non l'ho vista. c'è. A saperlo. No, perché così uno sa anche dove andare. Non infatti. Infatti, no, la Rivarolo del prossimo futuro credo che debba comunque puntare sull'aspetto commerciale, perché quello è, puntare sull'aspetto, diciamo, anche della qualità della vita, perché la qualità della vita è tutto un insieme che porta gente, porta. No, non masse di persone come si muovevano magari negli anni 60, ma Certo. persone qualificate che vogliono uscire per esempio dalla città, perché capita questo e so che esiste e Rivarolo è una città papabile per questa cosa qua, perché i servizi sono buoni e dovrebbero diventare ancora migliori da tanti punti di vista, qualche idea ce l'ho, soprattutto sulla sanità, che siamo un po' mancanti secondo me. Poi è vicino a Rivarolo e ha un sistema di trasporti che dovrà migliorare, è già migliorato in parte,
In parte non dipende dalla città, ma dipende da altre realtà, perché Ovviamente. se possiamo anche vendere che facciamo la metropolitana leggera, la farà Rivarolo, la farà qualche ente superiore, a cui però rivolgersi. E qui rientriamo in quel discorso di prima, che è inutile pensare che il sindaco di Rivarolo da solo possa decidere che si fa, non so, che la vecchia Satti diventi la metropolitana Certo, leggera, ma è una dipende. cosa che sarebbe molto utile perché vorrebbe dire acquisire dei cittadini nuovi, magari di qualità, non a numero, ma a qualità, e che chiaramente alla fine vogliono un posto bello di cui vivere, Certo. civile, pulito, però portano anche diciamo, un'utenza di qualità, ecco, diciamo, cittadinanza di Che qualità. forse è persino un po' complicato proprio per la conformazione del territorio, le fermate così vicine, i paesi così vicini Sì, questo e una effettivamente serie c'è, di però è complicazioni Rivarolo che strutturali. tira, cioè tra qui Sì. e Torino. Se non andiamo verso Settimo, verso le Nicchie, però sono cintura, quindi Sì, hanno il infatti. vantaggio, ma anche il difetto della prima cintura. Cioè qui è anche con dei figli, o che so io sono nonno, la qualità della vita è buona, quindi bisogna migliorare questa qualità della vita, rendere più bella la città, perché la Certo. città, anche il bello conta, e io ci credo, nel senso che non bisogna lasciare una cosa, costa uguale farla bella e farla brutta, molto spesso, perché il bello non è il costoso, il bello sono le cose fatte bene, fatte da chi le sa fare, fatte in maniera che ci sia anche nell'aspetto di tutto quanto anche l'aspetto estetico. Ma sembra una cosa brutta da dire, ma no, bisogna badare al sodo. Non è vero, perché io ricordo proprio dalla mia esperienza. Con le Olimpiadi, abbiamo fatto non so quanti impianti, al di là degli impianti proprio tecnici che quello hanno, ma anche quelli diventavano belli perché avevano un loro aspetto, magari quello che era l'aspetto tecnico molto particolare, quello che era l'aspetto estetico. Poi l'abitudine è quella di lasciarli cadere, mentre invece bisogna mantenerli e migliorarli. Una cosa bella che butto lì, che a me piacerebbe, per esempio, riaprire un pezzo delle rogge. Se uno va in Francia, in certi paesi della Francia, ma non paesotti Le rogge sono solo quasi protagoniste del paese. piccoli, sono quasi protagoniste del paese, ma perché Sì. le Vero. abbiamo chiuse? È un peccato, era tipico di forse di anni fa, quando bisognava cementare tutto. D'altra parte, di Varolese non è beato a gambe, E perché beh, beato una non mi gambe si sulle permette più rogge di e fare il adesso. Biautagambe, io sono rivarolese, voglio fare il Biautagambe. No, Certo. è un'idea, no? È Sì. una cosa che bisogna vedere se uno riesce a realizzarla all'interno di qualcos'altro perché non porti dei Ovvio, costi, ovvio. Sì, deve essere un'idea non si fa una strutturata. cosa solo perché è bella, si fa una cosa perché nell'ambito dell'utilità se si trova la maniera di renderla anche bella. Io l'ho detta così perché a me piacciono le rogge aperte con i No, no, fiorellini sopra, certo. magari, no? Sì. Come era una volta, peraltro, come Sì. era il tempo addietro. Poi ci sono i problemi più seri, quelli si affrontano anche, ovvio. Sì, beh, naturalmente, però è anche giusto dire No, ma che poi cosa alla fine piace, la d'altra gente parte. vede anche queste cose qua, no? È piacevole camminare lungo l'allea. Io uso il termine tecnico di allea, perché Sì, la Rivarolo non è Corso certo. Torino e Corso Indipendenza, No, no, Rivarolo è l'allea, allea, ma per il Varolese è ma l'allea, cioè, assolutamente. Quindi, visto che assolutamente sì. voteranno i rivarolesi, cioè, bisogna avere competenza su questa cosa È qua. giusto, è giusto. Io ti ringrazio Claudio, il tempo come vedi è stato velocissimo, questi Io ho 20 ancora minuti sono 2000 cose da volati dirti, cioè, e lo so, magari lo rifaremo. alla prossima volta. Grazie. Grazie mille per essere stato nostro ospite. Continuate a seguire Obiettivo News e la prossima puntata di 20 alle 21 andremo a conoscere un altro candidato. Buon proseguimento.